Dopo una lunghissima attesa, le cose finalmente si stanno muovendo. Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Veramente è successo di tutto in questi mesi, dal Black Friday un po' prima. Fnatic ha avuto diversi problemi, li analizzeremo insieme in questo video. E prima di vedere nel dettaglio queste positive novità, vi chiedo come sempre un secondo del vostro tempo per supportare i contenuti che vi porto. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie mille. Lo vedete qui, il bestione, il nuovo, il nuovissimo Club Sport DD, l'ultimo modello. Questa è la versione Plus, con la coroncina lì blu, a differenza del Club Sport normale, con il colore giallo. Lo vedete in tutta la sua bellezza, questo arriva direttamente con il QR2, il QR2 nella parte del wheelbase, non della corona, ma poi del motore del volante. E questo gioiellino si è fatto attendere, ma i problemi per Fanatec sono un po' datati. Cosa è successo? Di tutto. Il CEO di Fanatec, Thomas Jackermeyer, è stato intervistato in queste settimane da diverse testate giornalistiche, anche da altri content creator, per cercare di porre a lui le domande di diverse community. La notizia che i primi Fanatec Club Sport DD Plus, in questo caso, sono stati spediti e in realtà stanno già arrivando nelle case almeno dei giocatori europei, è di poche ore fa. Tra il 7 e l'8 febbraio le cose si sono mosse, sono arrivate le prime mail che confermavano l'invio appunto di questi nuovi gioielli, nuovi modelli di casa Fnatic. E cosa ha bloccato un po' questo e in realtà gli altri problemi? Diverse cose. Allora, la prima cosa che Thomas ha specificato nelle sue interviste è che il primissimo problema che hanno avuto è stato dovuto al cambio di warehouse, che è semplicemente, diciamo, il magazzino dove stoccavano i loro prodotti, in Germania almeno, per la parte europea, è stato traslocato da un punto A a un punto B. Questo ha comportato un bel pesante rallentamento, disagio, alla fine un disguido per tutti noi consumatori, perché nella fase di trasloco si è inserito anche poco dopo il Black Friday. E nel Black Friday, in aggiunta ai problemi dovuti alla nuova warehouse, cosa è successo? Stando alle parole appunto del CEO Thomas Jackermeyer, che il loro sistema, il loro sito, ha avuto diversi problemi. Prima di tutti, il sync un po' non funzionante tra il loro sistema ERP, che sarebbe il gestionale, dove tutta la parte di stock era immagazzinata e memorizzata. Qual era nel dettaglio proprio questo problema? Semplicemente nel loro stock, nel loro magazzino, in questa warehouse, avevano 1000 volanti modello X. Ciò che il loro sistema ERP gestionale in realtà ha poi mandato in sync sul loro sito, sull'applicazione che poi tutti noi utilizziamo come clienti, era un numero X più 500. Per dire, quindi se avevano 1000 volanti a disposizione, per problemi tecnici che non ci è dato sapere nel dettaglio, il numero di volanti a disposizione sul sito era di 1500. Questo è un primo problema. Cosa è successo? Che molti hanno ordinato. Poco dopo l'ordine è stato comunicato loro: ragazzi, ci scusiamo, ma non abbiamo tutti questi volanti a disposizione. Se volete, potete cancellare l'ordine, prendere uno sconto, credo fosse del 25%, se non ricordo male, su un futuro acquisto di prodotti, ovviamente Fnatic. Questo è un primo disguido per appunto i clienti, perché molti hanno ordinato durante il Black Friday per avere magari un regalo di Natale da dare a qualcuno o per se stessi. Quindi la parte che va da inizio dicembre, perché molti di questi ordini sono stati fatti verso fine novembre, appunto in quel periodo lì, la parte che va da inizio dicembre a fine gennaio, i 2 mesi appena trascorsi, è stata un po' un delirio, perché molti cancellavano l'ordine, altri lo tenevano e ad altri in realtà sono stati cancellati gli ordini perché all'interno del sito c'è stato un altro problema, un glitch tecnico, che è quando veniva aggiunto un volante, veniva proposta l'aggiunta di un altro prodotto, di un accessorio, con uno sconto talmente alto che era praticamente un regalo, solo che agli utenti veniva data l'opportunità. Molti l'hanno comprato e automaticamente è stato poi cancellato non soltanto l'accessorio in aggiunta al volante, ma tutto. Quindi chi aveva comprato in quell'ordine magari 5-6 pezzi con prezzi legittimi, si è visto purtroppo a cancellare tutto e finire poi in coda con gli ordini successivi, perché avevano perso ovviamente il diritto di priorità in base appunto agli ordini emessi dal primo a seguire. In aggiunta a questa situazione si è creato un problema successivo che è appunto legato al bellissimo, poi vedremo quando l'avremo tra le mani, modello del Club Sport DD Plus. Questo blu è compatibile PC, PlayStation. Il giallo, completamente identico, solo un po' più piccolo, è compatibile solo con PC.
In aggiunta, ovviamente qui, ed è qua il problema che subentra, questo, che è quello che ho scelto io, l'ho scelto perché appunto compatibilità PC, PlayStation nativo, quindi con una qualsiasi corona PlayStation e PC già compatibile, la inserite e funziona perfettamente. In più, con l'aggiunta di una corona compatibile per Xbox, potete estendere questo motore a praticamente tutta l'offerta di console e PC che esistono. Il problema enorme su questo modello, il Club Sport D Plus, è che il chip, a differenza di quello per Xbox che è contenuto nella corona, questo, il chip per PlayStation 5, è contenuto all'interno del motore stesso. Per poterlo vendere, Fanatec aveva bisogno dell'approvazione da parte di Sony, perché ovviamente andando poi a lavorare sul mercato, sulla piattaforma PlayStation, Sony doveva dare il check e dire ok, tutto testato, l'abbiamo approvato e avete l'autorizzazione a venderlo. Gli ordini per questo Club Sport DD sono stati emessi già in ottobre, non mi ricordo la data precisa, comunque antecedente al Black Friday. Si tratta di, facciamo ottobre, novembre, dicembre, 4 mesi di attesa per il volante. Il problema appunto che cui ha parlato Fanatec è che il rallentamento è stato dovuto semplicemente a una parte burocratica di approvazione, citazione, processi e validazione da parte di Sony per quanto riguarda il chip installato qui. Non era dovuto a loro e non era una cosa che potevano aspettarsi. Però ragazzi, siamo arrivati forse alla fine di questa telenovela, perché ho visto finalmente arrivare diversi post anche di amici, conoscenti, sparsi un po' in giro per l'Europa con la conferma della mail che finalmente questo prodotto sta per essere rilasciato. Tornando un attimo all'overbooking dei volanti, specialmente era il Formula, se non sbaglio, V2.5, la corona, dove è stata una vendita eccessiva rispetto a quello che era in stock, molti sono stati informati del fatto che in realtà si sono scusati, qualcuno dei primissimi è riuscito a prendere il volante, la corona, altri, e sono io uno tra questi, attenderà la corona prima possibile. Probabilmente arriverà a marzo, quindi fra un altro mese, stando a quanto circola come rumors sulla questione. Per fortuna ho un'altra corona, e per fortuna anche questa corona che ho è QR2, quindi vedete l'attacco non è il QR1, quindi questo è già QR2 di generazione successiva, dovrebbe garantire una stabilità maggiore, quindi vedremo come andrà. L'importanza anche di questo modello è che garantisce un'erogazione costante e non di picco, come altri modelli, come altri brand hanno finora prodotto. Dovrebbe garantire un'erogazione costante di 15 Newton meter, che essendo una potenza costante e continua appunto dovrebbe fornire, spero, un'esperienza di gioco di livello. Spero arrivi tutto a breve, perché ho anche cambiato l'idea della postazione che stavo costruendo, comunque sta arrivando anche quella lì, quindi io spero che nell'arco di una settimana di ritrovarci qui su questo canale a parlare di questo motore, di questo nuovo Direct Drive che finalmente arriverà tra le mie mani con una corona alternativa rispetto a quella che ho ordinato, ma che purtroppo è stata bloccata da un overbooking, un sistema che ha perso il sync. Vi do appuntamento al prossimo video, incrocio le dita, fatelo anche voi, spero di essere uno dei primi a ricevere i prossimi invii, le prossime spedizioni di questo favoloso, almeno alla vista, speriamo lo sia anche come prestazioni, nuovo motore di Fanatec. La situazione dovrebbe essersi risolta, per fortuna, quindi se volete ordinare queste cose lo potete fare, e la data che è specificata sul sito, ha garantito il CEO di Fanatec, è quella che poi effettivamente risulterà come spedizione. Se vedete 4 giorni, arriverà entro 4 giorni. Col fatto che tutti questi fossero già pronti in stock, in magazzino, e non fosse possibile soltanto inviarli per la mancanza dell'approvazione da parte di Sony, è un dato di fatto, perché appena Sony ha dato il check, hanno inviato e ne stanno inviando a centinaia, forse migliaia. Quindi se volete acquistarli, qui in descrizione trovate un link ai loro prodotti e un link affiliato che ho con loro, quindi se volete farlo per voi non c'è nessun costo aggiuntivo, e a me ovviamente aiuterebbe un po' a portare e a sviluppare nuovi contenuti, nuovi prodotti qui anche sul canale. Io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!